Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video qui sul canale Planet Spin Fishing. Oggi facciamo un'integrazione al video scorso dedicato alla pesca spinning in mare. Nel dettaglio abbiamo parlato delle 6 tipologie di esche artificiali indispensabili per iniziare il nostro percorso nella pesca spinning in mare, quindi sono delle esche da utilizzare e da avere nella nostra cassettina come setup di partenza. Visto che tanti utenti, tanti amici che seguono il canale hanno chiesto delle informazioni anche in merito ai modelli per eventuali acquisti, ho deciso di realizzare questo video integrativo per aiutarvi a fare delle scelte in mezzo, ecco, a questo mondo così vasto e infinito davvero di tipologie, di differenti modelli che molto spesso si somigliano. Però ecco, per avere delle linee guida, magari per aiutare maggiormente coloro che si trovano agli inizi e vogliono degli aiuti, dei consigli anche in merito a eventuali acquisti, ho realizzato questo video dove parliamo insieme delle esche da utilizzare nella pesca spinning in mare e citiamo anche qualche modello. Guardiamoci la sigla e poi partiamo. Andiamo. Come anticipavo nell'introduzione, in questo video facciamo un approfondimento nella scelta delle esche artificiali per fare il nostro primo setup di partenza nella pesca spinning in mare. Nello scorso video di cui vi lascio il link in descrizione, abbiamo spiegato anche quali sono le tipologie di esche e soprattutto perché sono indispensabili per completare la nostra cassettina. In questo video invece andiamo a fare una descrizione di quelli che sono i modelli che io vi consiglio, anche per rispondere a degli amici che sul canale avevano chiesto delle informazioni in merito, e quindi parleremo sempre delle esche top water indicandovi un needle. Passeremo ai darter, poi parleremo dei minnow, dei long jerk, delle soft bait e dei jig. Per tutte queste tipologie di esche artificiali io ho inserito sia esche top di gamma, sia esche, diciamo, di media fascia e esche low cost. Queste tipologie di esche sono ordinate con 3 differenti bollini colorati. Con top lures in bollino verde ci sono le esche top di gamma, magari costicchiano qualcosina in più, ma sono comunque delle esche davvero davvero efficaci. Stesso discorso invece per quanto riguarda le esche con il bollino giallo, sono comunque esche efficaci ma hanno un grande rapporto qualità e prezzo e si vanno a collocare in una fascia intermedia in questa tipologia di modelli rapportati per il prezzo. Invece per quanto riguarda il bollino arancione trovate le esche low cost, cioè sono esche molto accessibili da parte del prezzo, del costo, perché magari sono copie allo stesso modo valide, efficace di esche di altri brand, ma che sono state prodotte in modo economico e potete trovare magari sui siti di shopping online di provenienza cinese. Parlando delle top water, delle esche top water, io ho indicato il needle come un'esca indispensabile da avere nella nostra cassettina e per l'esattezza vi consiglio il Jackfin Stylo. È un'esca che potete trovare in diverse tipologie di lunghezza, di peso, e per uno spinning medio la dimensione ideale è quella che va dai 175 mm fino ai 210. Questa esca l'ho bollata con il marchio Top Lures perché si tratta di un'esca che si fa pagare bene, ma ve la consiglio perché, ecco, nel nostro pacchetto di esche artificiali va a completare anche un po' quella che è la fascia di prezzo, e con questa esca artificiale collaudata per efficacia sicuramente avrete maggiori possibilità di strike in caso di pesci in attività in confronto ad altre esche di simile fascia
di tipologia di modelli che invece in tante occasioni non hanno portato dei frutti, almeno per quanto riguarda le mie esperienze. Parliamo anche un po' di quelle che sono le caratteristiche di questa esca, dello stilo di Jackfin. Si tratta di un'esca dal grande rapporto qualità-prezzo, perché nella realizzazione di queste esche artificiali, che poi magari eventualmente le acquisterete, vi renderete conto da soli della tipologia di verniciatura, della tipologia di armatura, della definizione dei dettagli. È un'esca che si fa pagare bene, ma è un'esca che voi riuscirete a comprendere, anche se non siete molto tecnici del settore, qual è la sua vera caratteristica che l'ha portata magari ad avere questo prezzo leggermente superiore alla media. Come vi dicevo in anticipazione, è un'esca dalla grande efficacia che mi ha fatto la differenza su attività di pesci dove hanno reagito maggiormente su questa esca artificiale, a differenza di esche simili che magari venivano inseguite senza mai decidere il pesce, far decidere ad avere l'attacco finale. È un'esca dalla facilità relativa d'uso, perché è un'esca che si presta a diverse tipologie di recupero, ma è un'esca molto facile da lanciare, e infatti grazie anche all'assenza di paletta, alla conformazione del corpo e al bilanciamento interno della pesistica di questa esca, vi accorgerete che si fanno davvero tanti metri rispetto ad altre esche di simile tipologia. La reperibilità nei negozi online è eccezionale, la trovate un po' dappertutto nei migliori negozi di shopping online. E per quanto riguarda invece l'attrezzatura, ho inserito un asterisco, perché per utilizzare i modelli più pesanti di questa esca artificiale è necessario avere un'attrezzatura non light, quindi è consigliato avere un'attrezzatura media o pesante per riuscire a gestire, a lanciare con maggior disinvoltura esche che hanno un certo peso e necessitano anche in fase di recupero una canna pronta per reagire, per far reagire bene l'esca, e soprattutto per aiutarci nelle delicate fasi dello strike. Questa esca artificiale è ideale per predatori come il pesce serra, soprattutto la lecciamia, ma in altre situazioni di pesca un po' inconsuete viene utilizzata anche per quanto riguarda la pesca al barracuda, con recuperi lenti, per esempio, invece di recuperi molto veloci, che sono maggiormente ideali per il pesce serra, noi possiamo insidiare queste tipologie di predatori. Inoltre, per la pesca dalla barca, in tante occasioni si è rivelata vincente anche nella ricerca dei tunnidi, e l'armatura interna di questa esca artificiale è capace di resistere anche a pesci di buona e grande mole. Passando ai darter, ho inserito il Momoko di casa Rapture. Questa è un'esca che secondo me è un'esca molto valida dal grande rapporto qualità-prezzo, anche per questo l'ho bollata con il cerchietto giallo. Un'esca che si lancia molto bene grazie alla paletta integrata nel corpo, è un'esca che ha un bilanciamento interno della pesistica e riesce ad avere un nuoto ideale in quello strato magari più superficiale della colonna d'acqua, perché non è un'esca che scende tanto, e anche su recuperi lenti questa esca ha davvero un buon recupero, un buon nuoto, ed è molto spesso la sua chiave vincente per stimolare dei pesci predatori che in tante occasioni seguono l'artificiale senza mai decidersi ad attaccare, a sferrare l'attacco decisivo. In diverse occasioni, soprattutto su spigole, il Momoko mi ha portato delle catture in spot a bassa profondità. Quindi, come sapete bene, il darter
va usato su condizioni di mare non formatissimo e in spot magari bassi, quelli sul fondale roccioso per intenderci, oppure facendo rasentare questa esca artificiale agli ostacoli semi affioranti. È un'esca che anche con un recupero lento, lineare, riesce a muovere bene, non è un'esca che necessita doti tecniche da parte dell'angler, è un'esca reperibile nei negozi online, ma in tante occasioni la troviamo anche nel negozietto sotto casa, magari meno fornito di tante esche artificiali. Questa esca è destinata, secondo le mie esperienze, a predatori come la spigola, il serra, ma in occasione di, per esempio, mare calmo, pesca in foce, possiamo rivolgerci anche a predatori come la leccia amia, per esempio, soprattutto se utilizziamo le versioni più lunghe. Infatti possiamo scegliere tra quella da 120 mm o quella da 150, che sapete bene le esche più generose vengono avvertite maggiormente dai predatori, riuscendo molte volte a stimolare questo attacco istintivo predatorio. Trovandomi a realizzare questo video è stato davvero difficile riuscire a scegliere un minnow da consigliare a chi da poco si sta affacciando, vorrebbe affacciarsi in questa tecnica di pesca, per cui ho scelto quello che nelle mie ultime sessioni di pesca mi ha regalato delle catture. Sto parlando del Saxton 110 SP, ma va bene anche il floating, l'SP è il suspending, di casa Caperlan, che trovate nella Decathlon. È un'esca dalle livree molto accattivanti, infatti mi sono lasciato tentare e quindi dopo averlo acquistato ho subito deciso di regalargli dei fratellini, andando a variare tutte le livree differenti di colorazione. Come vi dicevo, è un'esca dal grande rapporto qualità-prezzo, molto disponibile, molto reperibile in tutti i Decathlon, o magari se non ce lo hanno nel Decathlon più vicino a voi potete ordinarlo online e farlo arrivare direttamente in negozio, come faccio io solitamente. È un'esca dalla grande efficacia, soprattutto per predatori come la spigola, il pesce serra, ma mediamente per tutti i predatori del sottocosta. È un'esca molto facile da utilizzare, perché possiamo utilizzarla con un movimento di recupero molto lento, lineare, senza stop, senza ripartenze, senza gercate, ma dà il meglio di sé quando poi man mano prenderemo padronanza tecnica delle fasi di nuoto, di recupero dell'esca, delle esche artificiali in genere, perché vi accorgerete che sui movimenti di stop, sulle gercate, sulle ripartenze reagisce molto bene con delle spanciate, con delle azioni davvero davvero simili a quello che è un pesce morente, che è proprio l'obiettivo principale che noi dobbiamo ricercare durante le nostre fasi di nuoto, andando a interpretare e rappresentare un pesce morente. Il Saxton di casa Caperlan, il 110 di cui stiamo parlando oggi, è un'esca dalle grandi doti balistiche, è un'esca che si riesce a lanciare molto bene grazie alle corrette dimensioni e silhouette del corpo, il corretto bilanciamento interno della pesistica e le dimensioni giuste e della paletta di testa, che poco e niente vanno a influire sulla distanza di lancio raggiunto, permettendoci un'ottima aerodinamicità. Questo ci fa in modo che noi riusciamo a raggiungere quel metro in più sulla distanza di lancio, che in tante occasioni vuol dire avere uno strike. Inoltre, le corrette dimensioni e inclinazioni anche della paletta di testa danno il meglio di sé sia col mare calmo, permettendo un nudo molto sinuoso, adescante anche a bassa velocità, ma ci permettono di fronteggiare anche quelle situazioni di corrente, di risacca e di mare mosso. Quindi è un'esca valida a 360 gradi nella scelta del nostro habitat di pesca, ma anche per fronteggiare diverse condizioni marine.
Nella scelta del long jerk le possibilità davvero sono esponenziali, perché al giorno d'oggi tutti i brand di esche artificiali, o la maggior parte, hanno nel loro campionario, nel loro catalogo, dei long jerk, per cui anche in questa occasione ho deciso di inserire una delle esche che nelle mie ultime uscite mi ha regalato una cattura, e sto parlando del Mommotti 180 di casa Seaspin. Anche questa è un'esca con il bollino giallo, quindi great price, un'esca dal grande rapporto qualità-prezzo, e la differenza sostanziale tra tanti altri modelli presenti sul mercato è soprattutto la forma della paletta, che regala, dona a questo pescetto un nuoto davvero eccezionale, soprattutto sulle sbandate, perché essendo un long jerk è un'esca che va jerkata, quindi nel momento delle fasi di nuoto con la nostra canna faremo la classica jerkata, e la paletta mista al corpo dell'esca, al design e al bilanciamento interno della pesistica, riesce a donare a quest'esca davvero un nuoto eccezionale e efficace. Un'esca che si lancia molto bene, quindi un'esca dalla facilità d'uso e di lancio ottimale. È un'esca molto reperibile sia nei negozi online che nei negozietti sotto casa. Un'esca dedicata a predatori, soprattutto barracuda, almeno nel mio caso, ma è un'esca utile e indispensabile anche nella ricerca della spigola, del serra, dei tunnidi, delle lampughe. Cioè, diciamo che è un'esca valida per la ricerca dei predatori con cui noi possiamo confrontarci negli habitat del Mediterraneo, ed è un'esca che dà tanto anche in condizioni di mare formato, perché grazie alla possibilità di scelta dei vari modelli differenti per tipologia di paletta, per grandezza, per peso, riusciamo a trovare il modello ideale per quelle che sono anche le nostre necessità specifiche di pesca. Quindi ho inserito il Mommotti 180 come modello di riferimento, però in base a eventuali nostre specifiche possiamo rivolgerci anche a modelli più pesanti, come ad esempio il 210, magari per fare quel metro di lancio in più, oppure per resistere a condizioni di mare più formato, per riuscire ad utilizzare con maggiore efficacia i modelli più pesanti, come detto anche nella parte iniziale, rivolgendomi allo Jack Finn, allo stylo di casa Jack Finn, è necessario utilizzare un'attrezzatura più potente, quindi fino a 180 mm possiamo utilizzare un'attrezzatura media o leggera. Invece per utilizzare i Mommotti 210, quelli là un po' più pesanti, è necessario utilizzare una canna più potente. Allora, non ci perdiamo in chiacchiere, ci sono davvero tanti modelli di soft bait, però ecco, se dobbiamo iniziare a formare la nostra cassettina e non vogliamo districarci tra modelli, copie, cloni e cazzi e mazzi, andiamo direttamente al sodo, prendiamo il Black Minnow di casa Fish e iniziamo un percorso. Abbiamo così un riferimento, in modo che eventuali altri acquisti in questo range, tipologia di modelli, possiamo avere un riferimento valido. Infatti, sia come doti balistiche di lancio, ma anche come azioni di recupero, come possibilità di andare a intercambiare testine, ami e corpi, il Black Minnow è un riferimento per quanto riguarda le soft bait, per utilizzarle a spinning in mare. La misura che vi consiglio è quella che è la 105 mm, tuttavia possiamo utilizzare anche la 120 o misure più corte, come la misura da 80, per andare a coprire tipologie di situazioni di pesca differenti. Un'esca dal grande rapporto qualità-prezzo, soprattutto grazie ai materiali che vanno a formare
la parte del corpo, la gomma del corpo, un'esca molto efficace. Infatti sul web soprattutto potete vedere decine e decine di catture effettuate con questa esca artificiale in tutti gli habitat, in tutti gli ambienti, in tutte le condizioni di mare. È un'esca molto facile per quanto riguarda l'utilizzo. Poi in merito alle soft bait e soprattutto a questa esca artificiale c'è un video dedicato che vi invito a guardare. Un'esca molto reperibile sia online che nei negozi sotto casa, ed è un'esca ideale per la ricerca della spigola, ma allo stesso modo efficace anche per altri predatori come il pesce serra, il barracuda o magari i tunnidi, andandoli a ricercare nella mezz'acqua, magari in spot ad alta profondità, dove esche come i classici minnow non riescono ad andare. Oppure magari con queste esche artificiali andiamo a sondare gli strati più profondi della colonna d'acqua. Per tutte le indicazioni comunque in merito alle scelte di questo modello, per quanto riguarda anche la tipologia, ne abbiamo parlato nel video dedicato alle esche artificiali che vi invito a guardare se non l'avete ancora fatto. E invece come tipologia, come modello di riferimento, il Black Minnow di Casa Fish penso sia un ottimo riferimento per iniziare. Nella nostra selezione iniziale di esche artificiali, nel nostro setup di partenza, non poteva mancare un'esca low cost, e tra tutte quelle che ho utilizzato, quella che più si avvicina a un'esca ideale, ora stiamo parlando dei jig, è il Jugulo Jig di Jigging Pro. Praticamente è la copia, è il clone del famoso Jugulo di Casa Molix. La differenza sostanziale è che la produzione e la realizzazione e la distribuzione in questo caso è totalmente cinese, che hanno copiato e clonato una delle esche artificiali che ha fatto anche un po' la storia nel mondo della pesca a spinning in mare con le esche metalliche. Il Jugulo di Casa Molix. La differenza sostanziale è che questa esca la troviamo a circa 2 euro, l'altra invece, l'esca originale, chiamiamola così, la troviamo a un costo davvero maggiorato. Per cui ecco, nel nostro setup di partenza inseriamo anche questa esca low cost, che comunque ha doti di grande efficacia, è un'esca facile per quanto riguarda l'utilizzo. E poi ecco, è un'esca dedicata un po' a tutti i predatori del sottocosta. In merito a questo possiamo anche scegliere la grammatura ideale, perché per quanto riguarda uno spinning medio possiamo arrivare a modelli che vanno fino ai 20-30 grammi. Invece se noi vogliamo andare a aumentare la grandezza delle nostre esche artificiali possiamo arrivare anche a 40, 50, 60 grammi, e quindi essere maggiormente efficaci verso anche altre tipologie di predatori, sia nello spinning dalla costa ma anche nel light jigging dalla barca. Quindi è un'esca da avere nella nostra cassettina, che ci va a completare il nostro setup di esche artificiali, e ve lo consiglio per questo grande rapporto tra qualità e soprattutto prezzo. Cari amici di Planet Spin, per il momento è tutto. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Se così fosse, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se vi fa piacere, per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Per il momento è tutto, noi ci vediamo il prossimo video e come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!